Grazie Presidente. Io apro il mio intervento leggendo un piccolo estratto del rapporto dell'ISPRA del 2019, dove leggo: emerge che Roma, con un incremento di superficie artificiale di quasi 75.000 ettari, è il comune italiano che più ha trasformato il suo territorio nell'ultimo anno. Nella capitale tale consumo di suolo si è ottenuto soprattutto dalla realizzazione di nuove aree commerciali e residenziali distribuite nei municipi 3, 5 e 8. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo dei municipi, rispetto agli altri municipi, che stanno soffrendo di più di consumo di suolo. E il consumo di suolo, purtroppo, è un tema che sta molto, ma molto al cuore al Movimento 5 Stelle. È una delle stelle l'ambiente, è un qualcosa che noi ce l'abbiamo da quando è nato il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo avuto sempre nel nostro DNA la salvaguardia dell'ambiente, quindi noi abbiamo una sensibilizzazione massima su questo tema ed è proprio per questo che proprio nel municipio ottavo, dove adesso siede il presidente, c'era il Movimento 5 Stelle che ha combattuto in quel municipio proprio perché c'erano delle speculazioni urbanistiche che erano sostanzialmente elevatissime. Abbiamo avuto i 60, abbiamo avuto ex mercati generali, abbiamo avuto piazza navigatori. Noi gli interessi privati che ci sono in quel municipio li conosciamo benissimo e li conosciamo anche noi Movimento 5 Stelle, perché purtroppo abbiamo perso un municipio per questo motivo. Questo per dire che Vigna Murata è un piccolo difetto di tutto un grande problema che abbiamo, che è quello della speculazione edilizia. Nel nostro territorio abbiamo bisogno proprio di un recupero delle aree, soprattutto appunto la tutela dell'ambiente e delle aree verdi. Questo per dire, colleghiamoci alla delibera e colleghiamoci a questa giornata. Noi stiamo qui per stiamo analizzando un qualcosa che, come diceva il presidente Sturni, non ha creato il Movimento 5 Stelle, perché una convenzione scritta che purtroppo non abbiamo potuto e né inciso più di tanto. Purtroppo le procedure che ci stanno venendo appunto addosso sono delle procedure che noi non possiamo cambiare, almeno dal punto di vista amministrativo non le riusciamo a cambiare. Però, come diciamo, la volontà politica che può avere l'Assemblea capitolina può dare questa differenza, può fare la differenza, come diceva la Grancio. Diamo questo segnale, facciamo vedere che l'Assemblea capitolina comanda sui poteri forti e su tutto ciò che è speculazione, tutto ciò che è interesse del privato. L'interesse pubblico deve essere superiore all'interesse privato. Questo è un concetto fondamentale. Ora, questa delibera è arrivata in Commissione Congiunta Mobilità e Urbanistica. È arrivata dopo che è stato fatto un tavolo tecnico in mobilità dove sono state fatte delle richieste. Però io posso dirla, queste richieste perché le abbiamo così specificate? Io nel tavolo tecnico avrei chiesto: fate di tutto per salvare il parco, di tutto, studiatevi quello che volete, siete voi gli ingegneri, siete voi i tecnici, aiutatemi a risolvere questo problema. Perché è normale che il tavolo, se io gli chiedo all'oste: com'è il vino, buono? E l'oste dice: sì, certo che è buono. Se io vado a chiedere al tavolo tecnico queste quattro proposte, che mi dici?
In commissione l'abbiamo già saputo che quelle erano le quattro proposte, quindi che valore aggiunto avremmo potuto avere con il tavolo tecnico se noi non facciamo le domande giuste? Quindi noi a quel tavolo dovevamo sederci e chiedere: voglio salvare il parco, punto, vedi quello che puoi fare, ma lo devi fare. Ora io non posso accettare che dopo tutto questo tempo, cioè i cittadini si devono stancare, cioè devono elemosinare perché un'amministrazione non è capace di risolvere un problema. Ma noi che ci siamo a fare qui? La politica che c'è a fare se non riusciamo a risolvere i problemi ai cittadini? Quindi io dico, cerchiamo tutti insieme per una volta a dare un segnale forte che qui bisogna tutelare l'interesse pubblico. E qual è l'interesse pubblico? Salvare il parco. Quindi io chiedo, Presidente, e mi auguro che tutti in aula facciano lo stesso, di chiedere con forza alla nostra grande esposito che in commissione ci ha dato speranza di poter intervenire, perché lì il parco è un qualcosa che è a cuore ai cittadini e lei si è appunto messa a disposizione per trovare una qualsiasi soluzione insieme al Dipartimento Mobilità per salvare il parco di Vigna Murata. Quindi io ringrazio che, diciamo, per una volta la politica incominci a dare dei segnali forti di cambiamento. Grazie.